Bentrovati voi tutti ad una nuova puntata di incontro con nel salottino culturale di Telebelluno, come piace definirlo a me. Oggi ospitiamo l'associazione culturale Belluno CIAC. È tornato a trovarci infatti il regista e presidente Franco Fontana, che saluto e ringrazio. Bentrovato Fontana. Grazie. Accompagnato da Elena Tormen, che è un'attrice. Bentrovata Tormen. Grazie. Grazie per essere qui per raccontare, quindi partiamo subito da lei, Franco, le novità che interessano l'associazione che lei presiede e spieghiamo innanzitutto che cosa fa anche Belluno CIAC. Allora, Belluno CIAC è un'associazione culturale che si occupa di cinema a vari livelli e diciamo che da diversi anni abbiamo tra l'altro festeggiato il decennale nel 2020, quindi ormai stiamo facendo questa attività da parecchio tempo. Ci occupiamo anche di promozione del nostro territorio e della sua storia attraverso i nostri lavori, al di là di quelli che sono i generi. Cerchiamo di coinvolgere le persone ad avvicinarsi ad un mondo cinematografico che magari nella nostra realtà non è che capita così spesso, e è possibile avvicinarsi a noi sia per inserirsi nella parte tecnica che nella parte attoriale, ma anche per dare una collaborazione di qualsiasi tipo e fare un'esperienza nuova e sicuramente coinvolgente. Quindi un'associazione a carattere amatoriale che nasce comunque dalla condivisione di una passione, di un obiettivo che nasce innanzitutto da lei. Sì, sicuramente questa passione è un piccolo sogno che io avevo, che ho voluto realizzare in questo caso amatorialmente, però se si è motori propulsivi di queste passioni si riesce a coinvolgere anche molta gente che poi vuole tornare perché l'esperienza vale sicuramente la pena. Ecco, dicevamo che è periodo di novità, perché un tema molto interessante, la vostra associazione affronta anche dei temi di carattere sociale, che è proprio il nocciolo, il cuore pulsante della nuova produzione Belluno CIAC. Sicuramente. Allora, intanto veniamo da un trittico culturale che è dato dal documentario La Calce Sois, dal documentario Docufilm sulle scuole Gabelli ed anche dal documentario sul torrente Ardo, il torrente di Belluno. Quindi dopo un trittico di matrice culturale della nostra città, delle nostre località, abbiamo deciso di affrontare un tema sociale molto particolare di cui tra l'altro cinematograficamente non me ne ero ancora occupato, che è la violenza domestica o comunque violenza alle donne. Questo chiaramente mi ha permesso, tra virgolette, di affrontare il problema in chiave thriller, perché questo è il genere che io amo di più, pur come ho detto prima, avendo fatto anche cose culturali. E l'abbiamo affrontato praticamente con un film che va a toccare la vicenda di una donna che si chiama Giorgia, che è la protagonista, che ha una relazione con un uomo che però la porterà a una certa chiusura, un ovattamento di vita dove si troverà esclusa dai rapporti familiari e dopo a subire una serie di maltrattamenti. Chiaramente c'erano diversi modi per raccontare una tematica così importante che tantissimi affrontano e hanno affrontato, però la scelta che ho fatto in sceneggiatura è stata di una certa originalità, di una certa particolarità. Ecco, ci sveli qualcosa di questa originalità, come la possiamo leggere? Mentre parliamo, Franco, stiamo vedendo, grazie all'aiuto di Nicolò che ci segue in regia, alcuni spezzoni del film Inferno, perché diciamo questo è il titolo del film thriller, e quindi cosa ha portato in sceneggiatura per renderlo originale? Allora, che tra l'altro dà anche il titolo di film Inferno, perché oltre che si può pensare bene che una donna che vive una vicenda del genere vive una vita che è un inferno, c'è anche un parallelismo con una sorta di inferno dantesco, perché il film è per lo più girato all'interno di un edificio, di una struttura che ho voluto suddivisa in più piani, che in maniera angosciante sono tra l'altro tutti uguali tra di loro. Più piani perché ciascuno di questi piani rappresenta, come nella realtà, un livello diverso di maltrattamenti, ossia c'è un piano dove la persona viene esclusa dalle proprie amicizie, dalla propria familiarità con le persone che gli erano più vicine. E quindi dopo l'esclusione c'è una dipendenza economica, maltrattamenti di tipo psicologico, di tipo fisico
e anche di tipo sessuale. Quindi ho voluto creare con questa struttura di edificio una serie di più livelli dove la persona, attraversando la vita con quest'uomo, si trova ad attraversare tutte queste varie fasi del maltrattamento in generale, creando una specie proprio di girone dantesco. Tant'è vero che questa donna o donne precedenti che ha avuto quest'uomo vengono accompagnate in questa specie di bolgia infernale attraverso o una barca che va su un lago, in questo caso il lago di Vedana, oppure attraverso un ascensore che le sposta di piano. Questo è come per rappresentare Caronte che nell'inferno dantesco trasferisce le anime da una parte all'altra dell'inferno. Tra l'altro l'abbiamo girato nel 2021, dove ricorreva il 700° della morte di Dante Alighieri, e quindi per giocare su questo fatto ho voluto riempire questo ambiente di diverse raffigurazioni di dipinti proprio tratti dall'inferno di Dante, che ci è costato anche una certa cifra, però abbiamo voluto dargli queste tinte infernali anche dal punto di vista artistico. E poi anche a livello tecnico, con l'uso di molte luci particolari, soprattutto rosse in certi ambienti, per dare proprio l'impressione di trovarci, che questa donna fosse, ahimè, a causa di quest'uomo, finita in un vero e proprio inferno. Quindi un insieme di elementi per raccontare questo messaggio e per dare quindi la testimonianza, la lettura, la sua lettura quindi di questo delicato tema. Immagino che comunque lei si sia confrontato anche con delle associazioni o delle varie persone che comunque possono trattare l'ambito della violenza contro le donne. Purtroppo sappiamo un dramma comunque attuale in Italia, in tutto il mondo e anche in provincia di Belluno non ne siamo esenti. Assolutamente, mi sono documentato e ho avuto anche la possibilità di confrontarmi, come le ho detto prima, che facciamo spesso con altre associazioni, in questo caso con l'associazione Belluno Donna, e ci siamo accordati con la Presidente di dare loro uno spazio in ciascuna delle tre proiezioni che faremo, perché il thriller servirà per attirare l'attenzione in generale sul problema, però dopo ci tenevo, per non renderlo fine a se stesso, che ci fosse uno spazio chi in maniera più che meritoria effettivamente sul campo aiuta le donne che subiscono questo tipo di violenze. Coinvolgiamo quindi Elena Tormen, attrice, anche lei di origine bellunese. Le chiedo innanzitutto, Elena, qual è stato il suo ruolo, il suo contributo all'interno di questa produzione di Belluno Ciak? Io nel film faccio Sandra, che è una figura di aiuto, è la psicologa della vittima, ed è stata un'emozione molto forte, anche perché mi ha riportato per certi aspetti a percepire proprio quelle che sono le sfaccettature più infinite della violenza, e l'ho vissuta in prima persona durante la prima fase iniziale operativa del nostro lavoro, ovvero durante i dialoghi che si sono creati con la vittima, appunto la protagonista Giorgia. Ed è vero che nel film diciamo la violenza è descritta in maniera estrema, ma è anche vero che il meccanismo mentale, psicologico che avviene in una persona che ha subito delle violenze comunque è quello, è reale. Da donna affrontare anche una tematica di questo tipo, tra l'altro lei ha abitualmente, insomma sappiamo che ha esperienza principalmente nell'ambito del teatro, quindi cosa è stato invece approcciare il mondo del cinema? Beh, una potenza incredibile ovviamente anche il cinema. Sì, una potenza incredibile, è vero. Allora, per quanto riguarda le emozioni, il tema è talmente doloroso, è talmente vario, e il fatto di entrare proprio in quella tipologia di violenza, che può essere carnale, fisica o psicologica, che poi è anche la più dolorosa, più profonda e la più subdola, ecco, da questo lato mi ha fatto sicuramente entrare in una dimensione molto profonda, di grande riflessione, che va al di là delle normali riflessioni che una persona può fare. E dall'altra però essere parte di questo progetto, perché credo che un regista che va a produrre un film con una tematica di questo tipo, credo che stia in realtà realizzando un vero e proprio progetto.
con delle finalità sociali e umanistiche molto importanti, e quindi farne parte come attrice non professionista, ecco, mi rende sicuramente orgogliosa. Da un altro lato mi ha anche suscitato una certa voglia di agire. L'argomento è forte, è doloroso, però è vero che noi tutti possiamo in qualche modo fare qualcosa. Educare ad esempio al rispetto è quello che io faccio tutti i giorni con il mio lavoro, e educare le nuove generazioni al rispetto verso la donna, verso chi ne ha bisogno, è quello l'intento che mi propongo. Ecco, quindi una produzione che anche ha dato il là per nuove iniziative, per una cittadinanza attiva, se Bravissima. Vogliamo, proprio verso questa tematica. E ritorniamo dal regista Franco Fontana, perché Inferno è stato anche accompagnato dalla realizzazione di un cortometraggio. Fontana. Sì, allora Inferno volevo aggiungere solo che si conclude per scelta comunque con un messaggio positivo, cioè al di là del dramma della storia, che queste donne non vanno mai lasciate sole, quindi la conclusione, senza svelarne nulla, comunque darà un messaggio di tipo positivo e di reazione. Sì, abbiamo realizzato, cioè il film è stato volutamente tenuto un po' più corto, sull'ora e 20, per dare la possibilità di integrarlo con un cortometraggio di circa 20 minuti, e la somma dei due lavori danno più o meno la canonica ora e 40. E Violenza Riflessa è un assemblaggio di più arti, la musica, la recitazione e la danza, finalizzate sempre alla stessa tematica, con delle frasi molto importanti e significative sul tema della violenza alle donne, con una danza che andrà a ricostruire nella coreografia questo stesso tema e argomento, e la musica che assembla il tutto. Quindi è più un cortometraggio che ha sempre un'ambientazione un po' thriller, per andare accompagnata con un film di quel genere lì, che però darà dei messaggi che spaccano molto e secondo me lasceranno il segno nel pubblico, e questo verrà proiettato prima del film. Ecco, lei diceva che comunque c'è una valorizzazione generale del nostro contesto territoriale, e anche le persone stesse sono bellunesi, giusto? Sì, tutto il cast è bellunese, e anche sostanzialmente le persone che ci hanno aiutato. E poi si diceva, è importante ricordare, anche delle realtà territoriali locali che vi hanno naturalmente supportato anche per i costi di gestione. Sì, chiaramente per un'associazione culturale come la nostra c'è sempre un grande problema economico, le attrezzature sono molto costose. Fortunatamente, e anche però devo sottolineare per la tematica che abbiamo affrontato e per il fine che aveva l'intero progetto, che non era un film thriller fine a se stesso, come ho detto prima, la ditta Mita di Borgo Valbelluna e la Valpiave di Belluno ci hanno dato un supporto importante, perché altrimenti con le proprie forze si farebbe fatica a realizzare progetti del genere. Certo, allora ci tenevo a ricordare comunque che complessivamente sono circa sulle 70 persone che sono state coinvolte da queste produzioni, queste ultime produzioni di Belluno Ciak. Ricordiamo quindi le date della prima, soprattutto al Teatro Comunale. Abbiamo anche una locandina che ci fa vedere così a colpo d'occhio. L'appuntamento è per sabato 19 novembre alle 20:45 al Teatro Comunale di Belluno. Questa è proprio la prima. Poi ci saranno delle ulteriori rappresentazioni giovedì 24 novembre alle 20:45 al Cinema Italia di Belluno, mentre sabato 3 dicembre alle 18:30 all'Officinema a Feltre. Ricordo che le prevendite sono già in corso alla libreria Le Due Zitelle a Belluno, in piazza Piloni, e poi presso Orfeo Elettrodomestici a Feltre, in via Boscarizza. Il nostro tempo si sta per concludere, ma vorrei finire con la donna, perché diamo spazio alle donne, e quindi Elena Tormen, perché consiglierebbe di venire a vedere questo film? Perché è un mix di emozioni, è un mix di... È una sfumatura veramente a ventaglio di quello che è il mondo, di quello che si può fare e dell'energia che ci si può mettere in determinati aspetti. Quindi non guardiamolo solo come un aspetto doloroso, ma anche come una sfida.
Benissimo, allora complimenti ancora a Belluno Ciak per la produzione, complimenti a voi tutti, ovviamente stendiamo anche ai tanti collaboratori che vi hanno supportato e l'invito a tutti quanti voi a quindi di prendere parte alla visione di questo spettacolo. Grazie ancora. Grazie. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.